Croce, dove il movimento Articolo 1 si sta radicando in maniera importante. Noi vogliamo dare voce e vita ai valori della sinistra, quelli che sono stati abbandonati negli ultimi anni dal Partito Democratico a guida renziana. Vogliamo richiamare alla militanza, alla passione, al voto tutto quell'elettorato che negli ultimi anni, a causa delle politiche renziane che guardava a destra piuttosto che a sinistra, hanno abbandonato la militanza, la passione, il voto e si sono rifugiati nel migliore dei casi nell'elettorato passivo, nel non voto, nel peggiore dei casi nell'elettorato, nei movimenti antisistema. Noi vogliamo quindi dar vita a un movimento, a una lista unitaria di tutta la sinistra e poi a un partito che rappresenti appunto i valori tradizionali della sinistra, perché questa è la condizione indispensabile, necessaria per ricostruire un centro-sinistra diverso da quello che è stato distrutto dalla dirigenza del Partito Democratico. Ecco, Galatina per noi della provincia di Lecce è una tappa importante. C'è un gruppo di persone, capo in testa Daniela Sindaco, che si stanno attivando per costruire dall'inizio Articolo 1, Movimento Democratico Progressista, e quindi noi siamo fiduciosi che in questa città ci sarà una presenza importante. Stasera siamo qui per partire, per iniziare. Perfetto, grazie. Dai. Figurati, grazie a voi. E c'è altro? Dove sta Daniela? Ah, Fonese. In più è gelato. Punta. Prova. Sì, un minuto e mezzo lo sfondo, un minuto e mezzo di due minuti, giusto? Quando vedi la luce rossa parti, La domanda, quando vedi la luce rossa parti, la domanda è, questo modo che ho fatto a lui, sì, dal suo punto di vista come sindaco del dirigente, a Reggiano. No, scusami, Reggiano. Ma è grande, sindaco di Reggiano, va bene. Come mai state aprendo? Il coordinatore provinciale di Articolo 1 sulla Galatina. Ecco, la domanda è questa, quando come mai stiamo aprendo? State aprendo l'articolo 1 su Galatina, e no, insomma, ecco, la fine è...